comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera a Juve e Forza Napoli. Beh, eravamo già preparati a questa sconfitta, ci credevamo, io i primis ci credevo, e ovviamente Arsenal nettamente in queste due partite nettamente più superiore al Napoli, nulla da dire. Un Napoli che mi sarei aspettato diverso, più cazzuto, più con quella fame, più con niente di meno. Che abbiamo fatto? Facevamo attaccare all'Arsenal, abbiamo avuto quelle palle limpidissime, Kayekon, due Milik, ma se noi non la buttiamo dentro, no, come possiamo pensare a sta rimontata? Anche se io ci avevo creduto, perché io da innamorato del Napoli ci avevo creduto, e invece no, 4 anni senza vincere un emerito BIP, per non essere volgare, 4 anni, 3 anni con Sarri, ma almeno con Sarri vedevamo il bel gioco. Qua non abbiamo visto né il bel gioco e abbiamo visto solo figure di merda, abbiamo visto. Capisco pure un anno transitorio di Ancelotti, però caro Ancelotti, io il video di Sfottò con la Juve, quando ti ho detto non mi far pensare a quello che io pensavo, mo te lo dico. Io spero solo che non sei venuto a far fare la cavetta a tuo figlio Davide, Daniele, come Bip si chiama, Davide, Davide Ancelotti, sì, mi sembra Davide. Spero solo questo, che tu non sei venuto a Napoli per far fare la cavetta a tuo figlio, perché adesso a giugno dovremmo, ma sicuramente al 101%, veramente il presidente dovrà mettere mano alla tasca e fare mercato e fare molta, ma molta pulizia. La prima pulizia Insigne, che sono dai Insigne subito. Avete visto quando è stato sostituito Insigne? Avete visto? Ecco qua, questo è Insigne. Non solo che gioco una latrina, che comunque alla fine tutti non mi sono piaciuti. Milik pure opaco, Vacic si è fumato quei due gol, Kayekon, un Napoli mush, senza genio, addirittura la stavo spegnendo la TV, vedete un po' come mi erano scese proprio le coglie, le palle a terra. Meriti all'Arsenal, perché ha strameritato, andò e ritorno. Questo stramerito dell'Arsenal è, diciamo, è pure un demerito nostro, perché noi sotto porta non sappiamo segnare, abbiamo perso addirittura in casa nostra 1-0 con l'Arsenal, 1-0 addirittura in casa nostra, è una cosa proprio scena e vergognosa. Campionato fallimentare, lo grido ad alta voce, campionato fallimentare, campionato fallimentare, è inutile, senza se e senza ma, è campionato fallimentare, punto. Ma almeno ovviamente noi, però attenzione, campionato fallimentare spendendo poco e niente, secondo me è più fallimentare per chi li là, chi li ha nasciuto martedì, quello è ancora più fallimentare, 30 milioni l'anno a CR7, hanno provato un cuffo nei soldi. È inutile che mi vengono a dire che l'hanno ripagato gli sponsor, eccetera. Comunque sono sempre soldi che sono usciti da là. Ma a prescindere da questo, torniamo di nuovo a Napoli. Io spero veramente solo che non è venuto a fare sta gavetta a Davide Ancelotti, perché non si spiega. Non si spiega, però lo capiremo a giugno nel calciomercato. Per forza, in 4 anni di fila veramente siamo stati, specialmente pure l'anno scorso, siamo stati attaccatissimi alla Juve pure per vincere il campionato e non abbiamo fatto niente. Chi stanno proprio, abbiamo fatto bella figura nel girone, questo c'è da dire, abbiamo fatto, siamo usciti per un gol, però mo che dovevamo dare?
ed era l'Europa League la nostra portata per vincere. Zero, senza Cassim, senza niente, vergognoso. Ovviamente è inutile che diciamo, sì, ma però il Napoli ha creato tanto, ha fatto quelle due palle, sì, ma si ne ha buttato in gol, questo è il discorso. Se non la butti dentro la palla non è gol, ma pure questo Caicon, ci vuole una buona sostituzione pure per questo Caicon. Caicon ormai per me è una, lasciamo stare lo spirito di sacrificio che fa per la squadra, ma porta non avere più. I cross oggi pure stasera, e che ve lo dico a fa? Insigne non ve ne dico, Milik e non ve ne dico, Mertens è subentrato nel secondo tempo, però niente. A centrocampo all'anno, da quando si è sentito questo fatto di delle voci del PSG, ma niente. In gare in corso importanti, pensiamo al calciomercato, il procuratore di Insigne, ma comunque quest'anno secondo me dovranno partire in molti, ma in molti, in molti, in molti. Deluso, deluso, anche se ero già, come si dice, come la carne, mezza cotta. Mezza cotta, come la carne, 2-0 là. Qua ci credevo al 3-0, poi quando hai preso l'1-0 è finito, è finito. Gulam, da quando si è infortunato, non è più lo stesso, quindi chi, il primo che arriva con l'offerta migliore, diamo, perché non è cosa sua. La stessa cosa Mario Rui, Isai, non ve ne dico di Avarà, perché secondo me Ancelotti proprio l'ha annientato, proprio che non lo sta facendo giocare più. A centrocampo come Allan partirà sicuramente, Diawara, Fabian Ruiz non partirà sicuro, Zielinski lo stesso, Mertens in bilico, però non penso che partirà, non penso. Chi partirà sarà Insigne, chi partirà. E quindi deluso, 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 deluso. Uffa, che dobbiamo fare, che dobbiamo fare? Dobbiamo solo aspettare all'anno prossimo, vedere questo calciomercato. Poi sul gol, sulla punizione, là, a parte il miracolo che ha fatto Meret, che questa partita è l'occasione più limpida pure che ha avuto l'Arsenal. Meret ha fatto un miracolo, però sulla punizione là, Meret là si deve chiamare meglio la barriera, ha preso un gol sul suo palo, quindi là se non mi prendi il gol, un arbitraggio scandaloso, ma non è che me la sto prendendo con l'arbitraggio, siamo se, appunto ve lo dico all'ultimo, un arbitraggio che fischiava, non fischiava, un arbitro che mi pareva un pesce pigliato a botte, sinceramente, però l'arbitro è influente a questa partita, è stato proprio influente a questa partita, l'incompetenza di non portare la qualificazione a casa è stata nostra ed esclusivamente nostra, è merito all'Arsenal, tutto qua, questo è il discorso, ragazzi. Purtroppo, e dico purtroppo, questo è un altro anno che non vinciamo un emerito BIP. Niente, vi lascio dicendo, adesso con i Rubendini, come non siete stati muti sotto al mio canale, quando vi ho fatto lo sfottò, ma vi raccomando, venite, perché vi sto aspettando per 82 CES. Già ne ho fatto uno, perché mi ha risposto, ancora non carico il video, mi ha risposto sotto al video là. Chi hanno sempre commentato, i tifosi della Juve che io conosco, beh, possono commentare all'infinito, a sfottermi con tutto quello che vogliono, perché conosco i loro sfottò e conosco le loro critiche e i commenti. Ma gli altri che fino a mo non c'erano, rumanito in due cesse, perché sennò facevo tutti subito, subito.
l'ho detto, non so, l'ultimo periodo quando ne ha già avuto. Non ho fatto il video il giorno dopo della Ajax Rubendus, non vi nascondo che godo ancora, non vi nascondo che godo ancora, perché qua ero già preparato, quindi il dolore è lieve, ma con voi la goduria è tante, ma proprio tante la goduria. Non vi nascondo, però vi voglio far capire, io mo il video del giorno dopo non l'ho fatto su Ajax Juve, no? Potevo dirne tante, ma tante, tante. E soltanto sapete perché non l'ho fatto? Perché non ci avevo voglia. Ovviamente stanco lavorativamente, poi non, quando non c'ho ispirazioni, non c'ho voglia, quindi non lo faccio. Mo stasera di consueto, dopo la partita, anche se vi sono sincero, manco stasera ci avevo voglia di fare il video. Sto annoiato. Non c'avevo voglia di fare questo video, ma di consueto sempre, o si vince o che si perde, io lo faccio sempre il video. Però stasera, ma come pure altre sere, non avevo tanto voglia di fare il video. Però quando bisogna metterci la faccia, sia quando si vince sia quando si perde, questo è Domenico Cole. Quindi pure senza voglia in questo video ci metto la faccia e dico che siamo stati una chiavaca su tutti i fronti, una vera e propria schifezza su tutti i fronti. Merito all'Arsenal, demeriti, 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 demeriti nostri per questa uscita in Europa League. E dobbiamo solo aspettare al nuovo calciomercato. È inutile, ma ormai i giochi sono fatti. La Juve sabato, domenica vince l'ottavo campionato di fila. Che stai rumando su, la vinci. E camafo. Ma io vi saluto, un bacione, sempre e solo Forza Napoli, sempre, al di là di tutto, al di là delle sconfitte, al di là che non si vince un bip, al di là di niente, perché questo segno qua sono due cose che rappresentano la mia città, la mia appartenenza e la mia squadra. Ciao a tu, un bacione, sempre e solo Forza Napoli, perché tutto resta. È munnezza sicchio. Ecco voi dico che fa. Vamos Napoli, vamos! Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.